Parliamo di un classico della narrativa per ragazzi che è Marco Valdo o Le stagioni in città, un libro scritto negli anni 60 da Italo Calvino, narratore tra i più significativi del Novecento italiano, nato nel 1923 a Cuba e morto nel 1985 a Siena. E questo è un libro che arriva dopo la grande trilogia che lui ha scritto negli anni 60, cioè Il Visconte dimezzato, Il barone rampante e Il cavaliere inesistente, poi riuniti proprio nel 60 nella raccolta dei nostri antenati. All'interno di questo libro ci sono una serie di racconti che nel loro articolati appunto per stagione, quindi ci sono i racconti invernali, primaverili, estivi, e praticamente si tratta di un libro nato negli anni del boom economico, cioè negli anni in cui nelle città del nord Italia si cominciava a fare un nuovo tipo di vita. C'erano dei nuovi bisogni, nascevano i supermercati, insomma era un periodo particolarmente di evoluzione e complesso. E in particolare il protagonista di questa raccolta si chiama ovviamente Marco Valdo. Nanni Loi, il regista Nanni Loi ne realizzò anche una versione televisiva a fine anni 60 e si tratta di un manovale che lavora alla ditta SBAV e che ha una famiglia molto numerosa, una famiglia che una moglie che si chiama Domitilla, che già il nome è tutto un programma, e ha un po' di problemi economici, quindi diciamo che gran parte delle sue energie sono assorbite dal pensiero di assicurare dal pensiero di assicurare una vita migliore alla propria famiglia, anche a livello alimentare. E il filo rosso che collega questi racconti è anche legato alla riscoperta del valore della natura, che è un po' l'elemento che riaffiora qua e là nei racconti più riusciti di questo notevole esempio di narrativa per ragazzi. E per entrare all'interno di questo libro, leggerò e spiegherò il racconto iniziale che si intitola Funghi in città. Il vento, venendo in città da lontano, le porta doni inconsueti, cioè non soliti, ecco, di cui si accorgono solo poche anime sensibili, come i raffreddati del fieno, cioè quelli che hanno raffreddore da fieno, per un'allergia, una forma d'allergia, che starnutano per pollini di fiori d'altre terre. Un giorno, sulla striscia d'aiola ad un corso cittadino, capitò chissà d'onde una ventata di spore, le spore da cui nascono appunto i funghi, e ci germinarono dei funghi, termine abbastanza aulico per dire che ci nascono dei funghi. Nessuno se ne accorse, tranne il manovale Marco Valdo, che proprio lì prendeva ogni mattina il tram. Aveva questo Marco Valdo un occhio poco adatto alla vita di città, cartelli, semafori, vetrine, insegne luminose, manifesti, diciamo i simboli per eccellenza della vita urbana, no? Per studiati che fossero a colpire l'attenzione, mai fermavano il suo sguardo che pareva correre sulle sabbie del deserto. Invece, una fioglia che ingiallisse su un ramo, una piuma che si impigliasse una tegola, non gli sfuggivano mai. Non c'era tafano sul dorso di un cavallo, insetto molto fastidioso, pertugio di tarlo, cioè buco fatto da un tarlo, in una tavola, buccia di fico spiaccicata sul marciapiede, che Marco Valdo non notasse e non facesse oggetto di ragionamento, scoprendo i mutamenti della stagione, i desideri del suo animo e le miserie della sua esistenza. Così un mattino, aspettando il tram che lo portava alla ditta SBAV, dove era uomo di fatica, cioè manovale appunto, notò qualcosa di insolito presso la fermata, nella striscia di terra sterile incrostata che segue la beratura del viale, cioè un posto in cui, sebbene adibito a luogo, diciamo, naturale nell'ambito, diciamo, della zona della città, non dovrebbe crescere niente. E invece, magia, in certi punti, al ceppo degli alberi, sembrava si gonfiassero bernoccoli, che qua e là s'aprivano e lasciavano affiorare tondeggianti corpi sotterranei, cioè funghi. Si chinò a legarsi le scarpe e guardò. Meglio, erano funghi, veri funghi. Si chinò che stavano spuntando proprio nel cuore della città, punto esclamativo, cioè che bello, come dire, una cosa che sembra quasi magica.
A Marco Valdo parve che il mondo grigio e misero che lo circondava diventasse tutto a un tratto generoso di ricchezze nascoste e che dalla vita ci si potesse ancora aspettare qualcosa, oltre la paga oraria del salario contrattuale, la contingenza, gli assegni familiari e caro pane, cioè gli elementi tipici, diciamo, con cui deve fare i conti un povero operaio, ecco. L'aumento del prezzo del pane, che è uno degli alimenti che si compra di più, e il salario che non basta mai. Al lavoro fu distratto più del solito. Pensava che mentre lui era lì a scaricare pacchi e casse, nel buio della terra i funghi silenziosi, lenti, conosciuti solo da lui, maturavano la polpa porosa, assimilavano succhi sotterranei, rompevano la crosta delle zolle. Basterebbe una notta di pioggia, si disse, e già sarebbero da cogliere. E non vedeva l'ora di mettere a parte della scoperta sua moglie e i sei figlioli, perché è una famiglia decisamente molto numerosa. Ecco quel che vi dico, annunciò durante il magro desinare, cioè durante il pranzo con poche pietanze. Entro la settimana mangeremo funghi, una bella frittura, vi assicuro. E ai bambini più piccoli, che non sapevano cosa i funghi fossero, perché non l'hanno mai visti nella loro tavola, spiegò con trasporto la bellezza delle loro molte specie, la delicatezza del loro sapore e come si doveva cucinarli. E trascinò così nella discussione anche sua moglie Domitilla, che si era mostrata fino a quel momento piuttosto incredula e distratta. E dove sono questi funghi? Domandarono i bambini. Dici dove crescono? A quella domanda l'entusiasmo di Marco Valdo fu frenato da un ragionamento sospettoso. Ecco che io gli spiego il posto. Loro vanno a cercarli con una delle solite bande di monelli, si sparge la voce nel quartiere e i funghi finiscono nelle casseruole, cioè nelle pentole altrui. Così quella scoperta che subito gli aveva riempito il cuore d'amore universale, ora gli metteva la smania del possesso, lo circondava di timore geloso e diffidente. Marco Valdo, dall'essere così in sintonia con la natura, qui prova una sana avidità perché vuole che i funghi che lui ha scoperto finiscano nella tavola della propria famiglia, non in quelle degli altri. Il posto dei funghi lo so io e io solo, disse ai figli, e guai a voi se vi lasciate sfuggire una parola. Il mattino dopo, Marco Valdo, avvicinandosi alla fermata del tram, era pieno d'apprensione, cioè è in una apprensione, in un timore di non trovare più quello che lui spera di mangiare. Si chinò sull'aiola e con sollievo vide i funghi un po' cresciuti, ma non molto, ancora nascosti quasi del tutto dalla terra. Era così chinato quando si accorse di aver qualcuno alle spalle. S'alzò di scatto, cercò di darsi un'aria indifferente. C'era uno spazzino che lo stava guardando, appoggiato alla sua scopa. Uno spazzino, quindi si può pensare, un operatore ecologico che abbia gli stessi problemi economici che ha lui, che è un manovale. Questo spazzino, nella cui giurisdizione, cioè nel cui settore stradale assegnato, si trovavano i funghi, era un giovane occhialuto e spilungone, si chiamava Amadici, altro nome desueto, tipico di questo libro, e a Marco Valdo era antipatico da tempo. Forse per via di quegli occhiali che scrutavano l'asfalto delle strade in cerca di ogni traccia naturale da cancellare a colpi di scopo. Era sabato. E Marco Valdo passò la mezza giornata libera girando con aria distratta nei pressi dell'aiola, tenendo d'occhio di lontano lo spazzino e i funghi e facendo il conto di quanto tempo ci voleva a farli crescere. È impaziente, vuole prenderli per primo appena sono abbastanza cresciuti da essere mangiati. La notte piove, come i contadini dopo mesi di siccità, momento magico, poche gocce di pioggia che possono far nascere le prime foglie di verdure o di vari tipi di ortaggi. Si svegliano e balzano di gioia al rumore delle prime gocce. Così Marco Valdo, unico in tutta la città, si levò a sedere nel letto, chiamò i familiari. È la pioggia, è la pioggia. E respirò l'odore di polvere bagnata e muffa fresca che veniva di fuori. All'alba, era domenica, coi bambini, con un cesto preso in prestito, corse subito all'aiola. I funghi c'erano, ritti sui loro gambi, coi cappucci alti sulla terra ancora zuppa d'acqua. Evviva! E si buttarono a raccoglierli. La magia e la speranza di Marco Valdo si è verificata. Può finalmente cogliere questi funghi. Babbo, guarda quel signore lì quanti ne ha presi, disse Michelino. E il padre, alzando il capo, vide in piedi accanto a loro Amadici, anche lui con un cesto pieno di funghi sotto il braccio. Ah, li raccogliete anche voi, fece lo spazzino. Allora sono buoni a mangiare. Io ne ho preso un po', ma non sapevo se fidarvi, perché il pericolo, diciamo, di ogni specie di fungo è che potrebbero anche essere velenosi. E se sono velenosi, insomma, si finisce all'ospedale. È una cosa decisamente rischiosa.
più in là nel corso ce ne sono nati di più grossi ancora. Bene, adesso che lo so, avverto i miei parenti che sono là a discutere se conviene raccoglierli o lasciarli, e si allontanò di gran passo. Marco Valdo restò senza parola. Pugni ancora più grossi, di lui, di cui lui non si era accorto, non l'ha accorto mai sperato, che gli veniva portato via così, di sotto al naso. Restò un momento quasi impietrito dall'ira, dalla rabbia, poi, come talora avviene, il tracollo di quelle passioni individuali si trasformò in uno slancio generoso. Passa dall'avidità alla generosità con un colpo, con un battito di ciglia. Il tracollo, a quell'ora molta gente stava aspettando il tram, con l'ombrello appeso al braccio perché il tempo restava umido e incerto. Ehi, voi altri, volete farvi un fritto di funghi che stasera? Gridò Marco Valda alla gente assiepata alla fermata. Sono cresciuti i funghi qui nel corso. Venite con me, ce n'è per tutti. E si mise alla calcagna di amatrici, seguito da un codazzo di persone. Trovarono ancora funghi per tutti, in mancanza di cesti li misero negli ombrelli aperti, cioè aprono gli ombrelli e li tengono lì. Qualcuno disse: sarebbe bello fare un pranzo tutti insieme. Ognuno invece prese i suoi funghi e andò a casa propria. Ma si dividero presto, e questo è il finale, un po' inquietante. Anzi, la sera stessa, nella medesima corsia dell'ospedale, dopo la lavatura gastrica, che sarebbe la lavanda gastrica che si fa anche oggi quando si è mangiato sostanze tossiche, per essere ripuliti, diciamo, che li aveva tutti salvati dall'avvelenamento, non grave, perché la quantità di funghi mangiati da ciascuno era assai poca. Marco Valda Amatici avevano i letti vicini e si guardavano in cagnesco. E finisce così, con lo spazzino e il manovale, che si guardano male perché sono stati entrambi tratti in inganno dai funghi, e hanno avuto bisogno di un rimedio decisamente doloroso. E questo è il racconto apripista di questo bellissimo libro che vi consiglio di leggere. Marco Valdo, O le stagioni in città.